La perla di Luca Lombardi è un gioiello che spezza i sogni del Teramo, che pensava al minuto 92 di aver portato a casa almeno il pareggio. Limolese vince e tutto sommato convince, perché gioca meglio dei rivali superandoli anche in graduatoria. La partenza della formazione di Casi ad alta intensità, De Sarlo al settimo manca la porta di poco, il Teramo ci mette un quarto d'ora ad entrare in partita con la volata di Bernardotto che chiama Rossi al calcio d'angolo, dai cui sviluppi nasce il giallo. Petrella di Ciampino rileva un mani di Fiorani, col Teramo che protesta perché il tocco incriminato sarebbe stato di Cerretti. I padroni di casa sono pimpanti. Benedetti al 19esimo recupera e innesca il diagonale di Lombardi, su cui De Sarlo non arriva in scivolata di un soffio. Clamorosa quella che Malotti mette sul piede di Bernardotto a metà tempo. Il centravanti, puntuale all'appuntamento, è impreciso al momento della battuta. Limolese tiene il pallino del gioco, accelera e pressa, lasciando al diavolo solo le ripartenze. Al 36esimo Lombardi travolge Perucchini, ma Petrella lascia proseguire Cerretti a porta spalancata, ma da posizione complicata manca di nulla il vantaggio, mandando la sfera esattamente dove, tre giri di lancette dopo, finisce quella calciata da Belloni, imbeccato in area da D'Alena. Secondo tempo più involuto, Bernardotto scalda i guantoni di Rossi, ma è sempre Limolese a farsi preferire per impostazione del match. Guidi inserisce Forgione per Fiorani, ma deve ringraziare Perucchini, attento sulla scivolata ravvicinata di D'Alena, pescato dal traversone anche deviato di De Sarlo. Entrano Soprano ed Andrea per Rosso e De Grazia, varando la difesa a tre con Malotti che arretra da mezzala. Il problema è che il centrocampista ex Fiuggi, con due falli su Lombardi, rimedia altrettanti cartellini gialli che gli valgono la doccia anticipata per una partita durata per lui 16 minuti. Rossetti rileva Malotti, Fontana squalificato, scambia i Lombardi, fuori Alessandro, dentro Luca, e sarà la mossa decisiva. Benedetti ci prova dalla distanza, ma Perucchini gli concede solo il corner. Il Teramo serra le file e non si scompone, tutt'altro. Anzi, col piazzato di Arrigoni sfiora il colpo da tre punti. La sfera bacia la parte superiore della traversa ed esce. Poi la rete di Lombardi, slalom e battuta, che fulmina Perucchini e manda all'inferno il diavolo, beffato quando il più sembrava fatto. Lezione da tenere a mente mercoledì, quando a Siena si conclude il trittico di impegni lontano dal Bonolis.